Matteo Palermo 93-86, il finale. Trapani conquista la prima vittoria in questa Supercoppa, ma cosa più importante, si è dimostrato un buon miglioramento in questo percorso di crescita che sapevamo sarebbe stato, ci sarebbe voluto del tempo, ma pian pianino si vedono sempre più cose buone. Sì, oggi era importante, dai, ottenere un risultato per una serie di motivi. In primis, vincere in casa una partita davanti comunque ai propri tifosi prima dell'inizio di campionato, perché adesso non giocheremo più, insomma era l'ultima partita di preseason. Venivamo da due sconfitte, quindi per prendere un po' di morale, di autostima, di fiducia era importante ottenere un risultato. Poi dopo andremo ad analizzare sicuramente le cose fatte bene, le cose fatte meno bene. Questa è una squadra, ci tengo a sottolinearlo, che ha bisogno di fiducia. Bisogno di costruire praticamente tutte le sue fortune in questo rettangolo di gioco, ora dopo ora. Marco. Perché non, sennò non abbiamo la qualità per inventarci nulla quest'anno. Quindi c'è bisogno di un po' di pazienza, serenità e non farsi prendere dall'ansia nel momento in cui le cose non possono magari andare come si vorrebbe, perché siamo tutti nuovi, perché per mille motivi, lo sappiamo noi, isoliamoci dall'esterno, da quello che si può dire, da quello che si può pensare, andiamo avanti per la nostra strada e lavoriamo, perché oggi comunque hai vinto facendo 90 punti, ma quando arriveranno le squadre quelle forti, devi vincere 60-59, oggi dai, è andata a miglia del previsto.